Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti a Savoia Taranto, sesta giornata di campionato interregionale, serie D, girone H. Andiamo a vedere la formazione del Savoia. Savini, Nives, Esposito, Guastamacchia, Poziello, Alvino, Del Sorbo, Tedesco, D'Ancora, Felici, Moretta, a disposizione di mister Luigi Squillante, Riccio Stellato, D'Angeli, Marino, Rucci, Rechic, Pisani, Del Prete e Rossi. Il Taranto scende in campo con Pellegrino, Carullo, Manzo, D'Agostino, Marsini, Pelliccia, Lanzola, Di Senso, Salatino, Bova e Favetta, a disposizione di mister Panarelli, Cavalli, Guadagno, Gori, Diachite, Ancora, Massimo, Miale, Ferrara e Oggiano. Si parte con il primo pallone toccato dal Savoia. Nives poggia a Felici, poi Nives palla sul secondo palo a cercare Tedesco, sombrero di Tedesco, attenzione qui con una mano Pellicce, li andiamo a rivedere, prima con la mano sinistra e poi col braccio Pellicce, qui c'era il rigore per il Savoia. Tedesco lancia Alvino, mette in mezzo il pallone, termina sul fondo. Calcio di punizione per il Savoia sul punto di battuta D'Ancora. Alla bassa dentro a cercare Felici. Prova sul secondo palo a cercare Del Sorbo e Guastamacchia, pallone in angolo. Attenzione qui al Taranto con Marsili. Marsili trova Carullo. Carullo la mette dentro, fallo su Poziello. Ecco, passa in vantaggio il Taranto. Probabilmente con un tocco di mano di Salatino. Porta in vantaggio i suoi, Savoia 0, Taranto 1. Andiamo però a rivedere. C'è qui il fallo di Favetta, nettissimo su Poziello. E poi con una mano, col braccio, Salatino la mette dentro. Riparte il Savoia con Tedesco. Dentro per Felici! Che occasione per i bianchi. Poziello lancio lungo a cercare ancora Tedesco. Gran giocata di Tedesco dentro per Del Sorbo, pallone sul fondo, calcio d'angolo, Tedesco sul punto di battuta, va dentro il colpo di testa di Del Sorbo che sfiora di poco la traversa. Favetta tiene palla, grande, grandissimo Guastamacchia, ancora Guastamacchia, palla dentro per Tedesco il fuorigioco, che occasione ancora per il Savoia, ma c'era il fuorigioco di Tedesco sul lato di sinistra, ancora Tedesco, contro l'avversario, gran giocata di Tedesco, poi cerca il cambio di gioco per Del Sorbo, dentro per Felici, anticipo di Lanzolla in angolo, e termina qui la prima frazione di gioco, Savoia 0, Taranto 1. E si riparte con il secondo tempo. Invio lungo di Savini a cercare la testa di Del Sorbo, palla a Tedesco, cambia gioco per D'Ancora, entra in area D'Ancora, il destro, il pallone che sono terminato in fondo. Punizione battuta da Tedesco, palla sul secondo palo, male Pellegrino, poi Rechic la rimette dentro, per Del Sorbo di testa, si salva ancora il Taranto. D'Ancora, poi gran lancio lungo a cercare Tedesco sulla fascia destra, Tedesco punto un avversario, ancora Tedesco dentro per Pisani, il pallone arriva a Rechic il sinistro e la gran parata di Pellegrino che mette in corner. Del Sorbo protegge palla, ancora Del Sorbo spalla alla porta, gira dal vino
La fascia sinistra, Albino vede Pisani in mezzo, poi Albino salta un avversario, mette dentro per Tedesco il pallone che termina ancora sul fondo. Nives, palla dentro a cercare Pisani, arriva Rucci col sinistro, il pallone deviato che però termina tra le mani di Pellegrino. Savini appoggia Guastamacchia e termina qui anche la seconda frazione di gioco. Savoia 0, Taranto 1. Nonostante la sconfitta arrivano gli applausi per questo bel Savoia. Ripetiamo il risultato: Savoia 0, Taranto 1, e da quel Paolo Milone è tutto.